Allora, ero partito con il creare tutta una serie di presentazioni, cose varie, sul costruttore di idee nel quinto paesaggio. Poi, semmai vi racconterò cos'è il quinto paesaggio, ma mi piacerebbe continuare un attimo il ragionamento iniziato da Daniele e parlarvi tramite alcune considerazioni dei vari autori che hanno collaborato alla stesura, tra cui c'è anche Emanuele, lo giudice, cui hanno contribuito alla stesura del panglossismo l'architetto post-pandemico. Premetto che ha ragione Daniele nel che forse è più coerente parlare di transpandemia. Però ci arriverà anche la post-pandemia. Ma nel frattempo quello di cui vi volevo raccontare è un po' alcuni punti di vista da parte di vari autori sulla figura dell'architetto. Sono alla fine sono effettivamente quasi senza come dire in modo naturale è emerso la necessità di considerare l'architetto di riconsiderare ecco, la figura dell'architetto, ma più che altro dal nostro punto di vista di architetto, cioè riconoscere il nostro vero valore all'interno della società, ecco. E un valore che si distanzia anche dai settorialismi puramente scientifici, via, anche di quello che ha portato il discorso a livello di formazione universitaria di creare delle figure specifiche in vari settori. Vi leggo alcune parti, poi mi piacerebbe fare un attimo un excursus, non so quanto tempo ho, ma interrompetemi, ok, 3 minuti? No, 30. Ah, 30, ok, ho detto 3 minuti, vado come un treno. Ok, poi ho anche una piccola chicca che connette il 2020 con il 2021 su due considerazioni che è legata sempre anche a Emanuele, poi lo vedrete, ecco, è una mini micro video, ma così. Io non ne so niente. Vi leggo adesso, parto da Katia Cossato, che nel libro ha scritto come contributo il corpo sensibile. Lei arriva a definire che è necessario amplificare la nostra capacità percettiva, perché può aiutarci a guidare le nostre scelte anche nel campo della pianificazione per farci superare l'attuale supremazia della burocrazia, a favore di una cultura progettuale che torna a interrogarsi sui contenuti. E quindi questo è già un primo passo dell'architetto che va ad analizzare lo spazio, come lo definiscerei, peripersonale. Poi vado avanti, salto un po' perché poi non vi svelo troppo, anche perché ci sarà poi anche l'intervento di Dario Canciani e di Fabrizio Aymar, quindi non voglio togliere a loro, però vi do altri input, tra cui l'input di Francesco Lipari, che ha scritto "L'architettura sta nel mezzo".
Visione che ho sempre condiviso e che oggi trovo ancora più utile nell'immaginare una nuova alleanza fra l'essere umano e la natura per ricostruire un pianeta verso il quale avere un'unica e semplice responsabilità. Due punti, ascoltare. E quindi è questa la visione e la, è come dire, la responsabilità di noi architetti. E poi, vabbè, non voglio correre troppo oltre, perché poi c'è da dire anche un'altra cosa. Il titolo del mio intervento era Costruttori di idee. C'è una bella frase che ha citato Alessandro Melis, in cui definisce gli architetti come costruttori di idee. E questa mi è un po', me la sono tatuata, perché me la sono tatuata nel cuore e nella mente, perché mi ha fatto capire che in fondo architetti sono i costruttori di idee, ma i costruttori di idee sono tutti, siamo tutti, anche il fondamentalmente anche il nostro committente, parlando dal punto di vista dell'architetto. E quindi per Francesco Lipari diventa importante un'architettura dell'ascolto. Poi c'è l'intervento appunto di Emanuele Lo Giudice, che ha scritto Il mondo nuovo e la sua città gassosa. Qui lui parla di rivoluzione. È arrivato il momento della rivoluzione per ripensare il mondo, l'architettura, la città. Dobbiamo abbandonare la produzione come unico principio di relazione al mondo e mettere al centro l'ambiente, il paesaggio, la salute, l'uomo e i suoi ecosistemi relazionali per costruire una migliore qualità della nostra vita. L'architettura deve abbandonare ogni sua velleità di autonomia e prendersi definitivamente le sue responsabilità anche ambientali. Poi va, salto una parte e vi leggo questo pezzo che mi fa aumentare, diciamo, il puzzle della figura dell'architetto transpandemico e postpandemico. Una società della condivisione, dello sharing, una società postmoderna che potremmo chiamare con il termine società gassosa, che pensa e costruisce luoghi non più legati ad una condizione geograficamente territorializzata, ma alla capacità di costituirli ovunque si voglia. Il luogo si evolve quindi da una condizione topica ad una utopica, da una condizione solida ad una gassosa. L'agorà, e questa è bellissima, scusa Emanuele, ma ti devo fare i complimenti, l'agorà non è più dentro la città, ma è la città stessa. In questa sua frase io, tra le altre cose, mi ritrovo molto nel mio percorso di ricerca che sto sviluppando come membro del laboratorio internazionale di ricerca sul paesaggio del CIRIAF, che fa parte dell'Università di Perugia, e anche come membro dell'Ideal Space Working Group. E qui è proprio il fatto che l'agorà non è più dentro la città, ma è la città stessa. Faccio un attimo una... Io scusate, ma mi sono procurato i riferimenti bibliografici a random. Faccio una breve connessione con Yves Klein. Yves Klein parla di cattura del vuoto. Una città intera, o addirittura una capitale, o meglio ancora un paese intero, deve servire da scenario. Lo Stato stesso annuncia la data della rappresentazione in tutto il territorio. Il tale giorno, esattamente all'ora stabilita, tutti tornano a casa e vi si rinchiudono a doppia mandata. E l'esterno resta così vuoto di qualsiasi essere umano per 2 ore. Qui racconta di un suo progetto interessantissimo che era Le Vide, che lo voleva portare in tutta Parigi.
Il territorio e tra le altre cose qua leggo degli aspetti interessanti che un po' anticipano quella sensazione che descriverà poi successivamente in un suo intervento Giulia Pellegri, sempre all'interno del libro del panglossismo. Continuo un attimo perché è interessante quello che descrive Yves Klein. Per le strade più nessuno negli uffici amministrativi e negli altri luoghi pubblici, più nessuno nelle campagne, tutto è chiuso, tutti sono a casa loro e non si muovono più. Il territorio deve sembrare agli occhi dello spazio per 2 ore interamente vuoto di esseri viventi. Ma allora alcuni compagni fedeli saranno intorno a me, a casa mia. E mi butteranno fuori mio malgrado perché avrò paura e sarà necessario che io venga letteralmente espulso fuori, nel vuoto delle strade e delle campagne, da solo, di fronte alla natura e a tutto. A dire il vero, questo sarà soltanto un passo sulla via della cattura del vuoto reale, che si farà dopo la mia scomparsa definitiva, in occasione di una di queste rappresentazioni nazionali solenni. Tale cattura del vuoto sarà realizzata da coloro che avranno compreso questo pensiero, piuttosto questo principio, e lo vivranno come un'azione pura e statica in modo finalmente del tutto naturale. E qua ci ho letto proprio le piazze, le vie delle città di Venezia, di New York, di tutto il mondo, di Parigi, vuote dal Covid, cioè dove siamo restati a casa, ecco. Ed è interessante perché mi riconnetto a quello che scrive nel suo intervento Giulia Pellegri, Disegni, immagini, città, documento culturale, in cui dice: dopo la pandemia ci sarà una vita diversa? Adattiamo noi stessi e il nostro futuro alla crisi? Credo che il cambiamento non sia e non debba essere un adattamento. Ritengo che sia fondamentale immaginare un modello di società che traguardi la linea di demarcazione di questi mesi. Ci sarà bisogno di creatività, di verificare quello che potrà essere con concretezza in un processo aperto alla comprensione nel nostro ruolo e del nostro ruolo e delle nostre responsabilità. Forse allora la lezione dei nostri maestri avrà senso di essere nella lezione di Vitruvio. E ci riconnettiamo al mattino di oggi. Ecco. E qui, tra le altre cose, in questo suo intervento, Giulia, quando aveva fatto il suo intervento online, in uno degli episodi, webinar di panglossismo, aveva fatto vedere queste scene di città desolate, vuote. E è un po' ecco, lei parla di, un attimo che vado a recuperarlo, ecco, parla di l'architetto post-pandemico si porrà delle domande, se spinto dalla necessità di non di cambiare a causa di una crisi, ma di imparare grazie ad una crisi, a ricordare anche le lezioni passate. E parla di questo cambiamento immediato che è dato proprio da questo vuoto delle vie, da questa anche accettazione, che ne parla anche Carlo Infante in diverse occasioni, ne parla di questa accettazione quasi surreale del considerare la zona rossa come zona di chiusura, di autochiusura in casa. E è curioso perché cambia l'aspetto proprio culturale. Abbiamo fatto un cambio culturale, dove non è che la reclusione la consideriamo un atto minatorio, ma la consideriamo un atto di salvavita, almeno nel periodo della pandemia. Altro aspetto che vi voglio leggere, altro intervento, è di Susanna Tradati, che si intitola La zona rossa verso la rilegittimazione del progetto come motore della rinascita urbana.
Lei parla, suddivide il suo intervento in tre parti. Parla di fragilità, di zona rossa e di legittimazione. Vi leggo un aspetto della zona rossa. Nel film Stalker di Tarkovsky, il protagonista, lo stalker, è alla ricerca di risposte che possono essere ritrovate nella zona, quel luogo dei desideri in cui le aspirazioni umane possono prendere forma, ma anche tragicamente metterci di fronte alla nostra inadeguatezza, fino alla distruzione di noi stessi, dice lo stalker di Tarkovsky. La debolezza è potente, la forza è niente. Quando l'uomo nasce è debole. È duttile, quando muore è forte e rigido, così come l'albero, mentre cresce è tenero e flessibile, e quando è duro e secco muore. Rigidità e forza sono compagne della morte, debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell'esistenza. E questa è curiosa, perché effettivamente rappresenta la vita, la freschezza e l'esistenza. E quindi la debolezza e la flessibilità, che la ritroviamo nella resilienza. Poi continua con la parte della legittimazione. Per sanare le ferite che il nostro territorio ha subito, e soprattutto per combattere il virus della banalità e dell'appiattimento su posizioni spesso schematiche e sterili che fanno del male alla nostra professione, ma soprattutto al mondo in cui siamo chiamati ad agire, dobbiamo ritornare a costruire identità e bellezza, facendo del nostro modo di progettare e costruire visioni per la città un modello italiano a cui guardare da tutto il mondo. È questa la legittimazione da restituire al nostro ruolo di progettisti. E quindi diventa di nuovo, ecco, trasformare una fragilità in un'occasione. Ecco, è questo che forse siamo chiamati a vederci, a riflettere su noi stessi come architetti che sanno riconoscere il loro valore nella società e sanno trasformare questa flessibilità, questa fragilità in un'occasione e in un atteggiamento positivo, ecco, anche nell'architettura stessa. Il mio intervento invece sul panglossismo era riferita come dire, a una figura del vissuta nel 1930 sulla geografia della vita umana di Tsunesaburo Makiguchi. Tsunesaburo Makiguchi è un filosofo, scrittore, pedagogista che è vissuto negli anni 30. Lui ha lavorato su questo concetto di geografia della vita umana e c'è un aspetto che mi piacerebbe condividerlo anche qui, in cui ci ritrovo anche il concetto di agire localmente e pensare globalmente, concetti che sono stati anche trattati nei vari giorni e stamattina. Guarda le chiome dagli alberi che si riflettono nei tuoi occhi, ascolta il fruscio del vento che ti accarezza le orecchie, senti il calore del sole che ti avvolge, inspira. Bellezza che non è altra da noi, ma vive e pulsa in ogni cellula del nostro corpo. Tsunesaburo Makiguchi, filosofo, scrittore, pedagogista, che nel 1930 fondò la Soka Kyoiko Gakkai, affermava che in questa meraviglia si riassume il rapporto tra l'essere umano e l'ambiente. Egli percepiva con ogni parte di sé che la Terra e i suoi abitanti sono in realtà un tutt'uno e sentiva il bisogno di risvegliare anche negli altri la stessa consapevolezza. Fin da giovane avverte il rapporto con il mondo come essenziale, scruta la terra con bramosia. Ogni nuova conoscenza stimola in lui grande stupore.
Nella sua prima opera, Una geografia della vita umana, del 1903, afferma che la nostra stessa identità può essere compresa solo partendo dal piccolo, dal luogo dove viviamo, dalla comunità in cui cresciamo, da ciò che più ci è vicino e familiare. Sostiene che perfino grandi geni come Dante, Pietro il Grande e addirittura Albert Einstein devono l'alto livello raggiunto con le loro visioni semplicemente all'osservazione diretta delle meraviglie della natura. Il mondo naturale è in grado di ispirarci e stimolarci e stimolare la nostra saggezza. Possiamo accorgerci che è possibile osservare ogni aspetto dell'universo partendo da quella piccola porzione di spazio che è la nostra terra natale. Ci è possibile farlo dato che essa è il luogo nel quale viviamo e camminiamo, dove vediamo, ascoltiamo e otteniamo impressioni in modo diretto. Inoltre, ci è possibile dare una spiegazione alla nostra universale, alla natura universale di fenomeni complessi, ovunque nel mondo, attraverso l'uso degli esempi che possiamo trovare in abbondanza persino nel più remoto villaggio o paesino. Ma è necessario che le innumerevoli ricchezze che ci circondano siano percepite e dobbiamo imparare a diventare degli osservatori attenti. Ed ecco che qui aggiungo questo tassello all'architetto transpandemico, postpandemico, chiamiamolo come vogliamo, ma all'architetto attuale, che deve essere quello che sa osservare, osservatore attento della natura, della realtà. Oltre che, come suggerisce Francesco Lipari, ascoltatore attento. Dale Beattie, nell'introduzione a Una geografia della vita umana, ci dà questo input. Una modalità del conoscere impegnata in senso morale ed esperienziale, che comprende il senso della meraviglia e del rispetto per la vita e porta a comprendere che ogni azione umana ha conseguenze su un ecosistema più vasto. Queste parole servono per identificare, per descrivere il sapere ecologico, come lo definisce lui. Un sapere ecologico coinvolge l'intero corpo e le emozioni, non solo l'intelletto. Coltiva il senso dello spazio, non un'intelligenza astratta e senza radici. Si interessa in larga misura della totalità, delle connessioni, e qui ritorna il concetto di architettura gassosa, delle connessioni e delle relazioni piuttosto che di un sapere frammentato in discipline separate. Educare i bambini, le bambine e gli adulti a costruire felicità, saggezza, capacità empatica verso i piccoli grandi fenomeni, verso la comunità e le cose che incontrano, era per Makiguchi oltremodo necessario. È come se la sopravvivenza stessa del genere umano, delle nostre figlie e figli, dipendesse da questo. Ecco, e mi piace immaginare che questo percorso che abbiamo intrapreso nel 2020, causa Covid, e che stiamo portando avanti con anche con Emanuele, che tra le altre cose lui già da prima nel 2019, mi viene da dire, ecco, aveva già anticipato determinate realtà, come le ha definite lui nella prima giornata, un entanglement, giusto? Avevi parlato di entanglement, di relazioni veramente da un capo all'altro, e lui è stato bravo, ed è la cosa che mi ha sempre affascinato anche quella volta che mi hai coinvolto, e ti ringrazio al macro, dove abbiamo costruito un museo gassoso, ed è stato veramente un'esperienza costruttiva, ma proprio particolare, che era oltre il classico workshop con ragazzi universitari e anche professionisti, ma è stato proprio un andare oltre, un ragionare su nuovi paradigmi, su nuovi concetti. E,
E io ci ho ritrovato tanto anche di quello che è stata un po' una ricerca avviata con il CIRIAF sul quinto paesaggio, che scusate, ma almeno do un attimo una, come dire, una giustificazione al titolo Costruttori di idee nel quinto paesaggio. E vi leggo qua quello che poi è stata un po' la sintesi di tutto un percorso che sta ancora. Che è ancora in crescita, di cui tra le altre cose sono onorato che Emanuele e lo stesso anche Daniele Menichini che, e poi altri autori che sono stati, sono stati ospiti dell'architettura gassosa hanno contribuito anche con le loro esperienze. Nel quinto paesaggio viene messa a fuoco la centralità dell'immagine e del suo impatto mediatico come creazione di processi virtuosi di valorizzazione e rivitalizzazione del paesaggio. Se Gilles Clément categorizza il paesaggio in foresta gestita, che è il primo paesaggio, campo coltivato, il secondo paesaggio, e i luoghi abbandonati dall'uomo, terzo paesaggio, il quarto paesaggio favorisce una combinazione armoniosa tra esperienza umana e ambiente verde, individuando un paesaggio in cui l'arte viene utilizzata per contrastare il degrado urbano e la solitudine. Il quarto paesaggio, per chi non lo sapesse, è stato Dico, non ti si sente più. questo input. È un'intuizione di Virginio. Dico, non ti si sente. Vi ho perso. Ah, ecco, vi ritrovo, ecco. Di Virginio Siepe. Tramite un laboratorio con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, mi sembra, ecco, una cosa un po' particolare dove appunto hanno parlato di degrado urbano e solitudine, che l'arte poteva avere un forte potere a questo punto di vista, ecco. E il quinto paesaggio riprende quanto teorizzato nel quarto, ampliandone gli orizzonti. Tramite l'arte applicata al paesaggio si ottengono importanti opportunità di rigenerazione socioculturale, tramutando gli spazi interstiziali, distopici dei centri storici e delle periferie in luoghi accessibili. Grazie all'atto creativo si introduce nella realtà un contributo nuovo caratterizzato da nuove dinamiche percettive, attraverso eventi temporanei, lo stimolo a vivere il paesaggio in maniera inedita e in un breve periodo di tempo favorisce un forte impatto emotivo sulla memoria collettiva, oltre alla consapevolezza di essere testimoni di un evento irripetibile. Quindi il quinto paesaggio fa parlare i territori, incentrando l'evento sul racconto e l'approfondimento dell'opera d'arte, generando un elevato benessere socioculturale. Ecco, è questo un po' quello che ci siamo immaginati e che stiamo raccontando tramite le esperienze di chi sta creando paesaggi, anche interni, paesaggi esterni e interni, ecco, e quindi andando a recuperare questa moltitudine di esperienze. E, vi vorrei, se la connessione non mi abbandona, vi vorrei rendere partecipi di questa, condividendo lo schermo, di questo video di 1 minuto che è stato realizzato nel periodo della giornata del contemporaneo del 2020 per la giusta distanza, un evento, una mostra realizzata da Massimo Palumbo del MAC e con Flavio Ferri l'abbiamo leggermente ritoccata. Flavio Ferri è il compositore fondatore, tra le altre cose, dei Delta V e con lui abbiamo modificato utilizzando Google Translate un po' la voce della macchina, diciamo così, e abbiamo inserito un input che
che è un po' un easter egg, che deriva dalle comunità resilienti, ispirato direttamente da loro e quindi dal Padiglione Italia. Vi volevamo un po' dare questa piccola chicca, ecco. Provo a condividere apri il pannello, se ce la faccio. E no, non ce la faccio, C'è però ve lo faccio sentire allora perché la freccetta su c'è la pannello di freccetta. condivisione, apri, c'è telecamera, microfono, freccetta, apri pannello di condivisione. Lo vedi? Sì, ma non mi dà l'opportunità, mi sa che. Ah, forse perché sono all'interno No, come no, ospite. no, anche gli altri l'hanno fatto. Tu fai pannello, apri pannello di condivisione e ti dovrebbero spuntare delle finestrelle. Si vede che ho una connessione, però si può ascoltare, quindi è tanto è un minuto qui in ascolto. Non so se lo sentite. Lo sentiamo. L'architettura del futuro non definirà più un oggetto unico, riconoscibile, indipendente. Sarà invece parte integrante di un paesaggio ibrido generato dalle variazioni del tessuto urbano. L'architetto torna ad assumere la posizione strategica del costruttore di idee. È il momento di far emergere una creatività capace di dare risposte attraverso una inventiva resiliente. Ed eccomi. Non so se si è sentita, ecco, era Si è un po', sentita ecco, bene, almeno. questo era un piccolo omaggio a quello che è un po' anche il messaggio del Padiglione Italia, ecco, via, e quindi all'interno c'è, mi piace definirli come nell'universo cinematografico della Marvel, gli easter egg, all'interno c'è questa composizione musicale fa parte poi di un'opera che è Flowtime, ecco, in cui ci sto lavorando con appunto Flavio Ferri, Marco Brianza, Fabrizio Rossetti e Fabrizio Aimar e Davide Mazzocco, ecco, un bel gruppo numeroso, via, transdisciplinare. E niente, io in questo marasma di parole spero di avervi dato degli input e di aver contribuito un po' a quello che può essere potenzialmente la figura dell'architetto del futuro, ecco. Quindi, ricapitolando, è colui che veramente costruttore di idee, ma che sa ascoltare e osservare la realtà fenomenica e appunto sa agire in armonia con la natura alla fine, che è fondamentale. Via, questo vi ringrazio ancora per il coinvolgimento, è sempre un'emozione. E io ho finito, scusate se sono stato lungo.